Benvenuti oppure ben ritornati a un altro vlog della quarantena. Siamo ancora qua, sono ancora sul Lago Maggiore, ma va tutto bene, finirà presto questo periodo, lo spero vivamente. Per questo vlog ho deciso di farvi vedere alcuni dei miei ultimi acquisti, qualche outfit da quarantena, quindi principalmente tute, felpe e magliette. Inoltre ho deciso di farveli vedere anche indossati, così potete vedere un po' la vestibilità e come stanno indosso e all that dress. Poi la cosa fantastica di questo vlog è che tutti i capi che vi mostrerò sono acquistabili su ASOS e sono sotto i 30 euro, quindi super affordable, cosa che ci piace molto. Qua ho il telefono per vedere tutti i prezzi, così non mi sbaglio. E poi vi lascio in descrizione i link per acquistarli. Iniziamo da quello che indosso. Ho preso questa t-shirt con scritto Phoenix Arizona. Costava la modica cifra di 16,99 euro. È una t-shirt semplicissima, non veste oversize. Io ho preso una XS. Cosa che ho indosso, perché li sto amando tantissimo, sono questi joggers, questo color viola melanzana, e anche questi mi sto trovando benissimo. Sono della collezione ASOS Petite, quindi sono un po' petite. Io ho preso la mia taglia, che è una taglia 38 italiana, però non sono stretti, però diciamo che vestono un po' precisi, anche in fondo tipo arrivano qua, e io sono alta 1,61, quindi se siete un po' più alti praticamente fanno un po' effetto acqua alta, però comunque sono comodissimi, il tessuto è veramente molto spesso, non so come dire, cioè è una buona qualità il tessuto, e il prezzo era esattamente 26,99 euro. Poi ho preso questa felpa grigia, perché insomma una felpa grigia ci vuole sempre, è la mia 14esima, ma non passano mai. L'ho presa semplice a girocollo, è molto oversize. Io ho preso una small, che era la taglia più piccola disponibile sul sito, però è molto oversize. Anche questo è un ottimo tessuto, dentro è tipo pelosetta così, quindi tiene anche abbastanza caldo, e costava, aiuto, me la sono persa, sono un po' impreparata, scusatemi, 20,99 euro, è del brand New Look su ASOS, che se mi seguite su Instagram sapete quanto io ami questo brand, la metto di qua. Poi ho preso anche da abbinare appunto alla felpa, anche se non sono in coordinato, però stanno abbastanza bene assieme, questi joggers sempre oversize. Questi non sono della collezione Petite, quindi sono molto oversize. Io ho preso una taglia 38, però avrei potuto benissimo prendere una taglia più piccola, e anche questi dentro sono pelosetti così. Quindi ottima qualità anche per questi pantaloni, che costavano esattamente 27,99 euro. Nella speranza della bella stagione mi sono presa anche questi pantaloncini, sempre da casa, si possono usare anche come pigiama. Li ho pagati 16,99 euro, e anche questi sono comodissimi, li sto indossando davvero tantissimo. Poi non su ASOS, perché in realtà li ho presi prima della reclusione, ma ho preso questi pantaloni di Tezenis, che sono dei joggers neri semplicissimi. Li ho pagati una scemata, non mi ricordo quanto di preciso, però penso tipo 12,99 euro. Ho preso una XS, penso, esatto, una XS, e anche questi li ho usati tantissimo anche per uscire, non solo per stare in casa. Poi tornando al nostro amico ASOS, ho preso questa felpa con il cappuccio,
è un color beige crema, perché in realtà tra le miliardi di felpe che ho non avevo una felpa di questo colore e l'ho presa anche poi in vista della fine della reclusione, perché secondo me sta benissimo anche sotto a un tipo un giubbotto di jeans o un giubbotto di pelle per un look un po' più casual chic. Ho preso una XS e questa costava 12,99 euro, quindi una cifra super abbordabile. Non è pesante come quella grigia, però visto che stiamo andando incontro alla bella stagione, penso che comunque la sfrutterò tantissimo. Ultimi, ma non meno importanti, ho preso sempre su ASOS questi joggers di pelle, quindi non sono proprio una tuta, però in realtà io li sto usando sia per stare in casa sia per uscire, sono comodissimi, anche questi sono una qualità abbastanza buona, ovviamente è un'ecopelle, non è pelle vera perché non vorremmo mai, e li ho pagati 34,99 euro, sempre su ASOS. Tra l'altro ho postato recentemente una foto con questi pantaloni su Instagram e tutte mi avete chiesto dove li ho presi, perché sono bellissimi, modestamente. Abbiamo finito? No, non abbiamo finito. Sono dimenticata la cosa più importante. Mi stavo dimenticando tipo il pezzo forte di tutta la mia collezione da casa, che sono queste ciabatte che ho preso sempre su ASOS. Costavano, non me lo ricordo, quanto costavano? Costavano 11,99 euro, quindi cioè manco a star senza, e poi sono bellissime, sinceramente, dai, sono bellissime. Ho preso una taglia small e io di solito ho un 36 di piede, quindi più o meno fate i vostri calcoli. Questo è tutto, ho fatto rifornimenti di outfit da casa tipo da qui all'anno prossimo, però sinceramente cioè in questi giorni non ci possiamo mettere nient'altro, quindi mi servivano assolutamente, non potevo stare senza. Spero che vi sia piaciuto questo video, lascio tutti i link dei capi nella descrizione qua sotto se siete interessati ad acquistarli, non è sponsorizzato questo video ovviamente. E noi ci vediamo nel prossimo vlog. Ah, e fatemi sapere qual è il vostro capo di abbigliamento preferito. Ciao! Ah, e chiaramente iscrivetevi al canale. Grazie! Ciao!